Amici telespettatori, grazie della vostra attenzione anche in questo periodo estivo alla nostra trasmissione Fatti e Commenti. Saremo brevissimi al telefono Gaetano Alaimo. Grazie Gaetano della disponibilità. Sì, grazie a voi, un saluto da casa in questa volta. Bene, bene Gaetano. Ecco, una domanda molto di carattere generale che riguarda l'attualità politica e riguarda da un lato il Consiglio Comunale di Viterbo. Credo che ci dovrai dare una notizia, diciamo, veramente molto immediata, molto fresca. Ecco, se ce la vuoi dare, ci sono delle novità riguardo all'elezione del Presidente del Consiglio Comunale? Sì, allora, mentre registriamo, da poche ore è stato eletto Marco Ciorba, cosiddetto appartenente ai civici, quindi non a un partito della maggioranza vero e proprio, ma a una lista civica che si è candidata, che sosteneva Leonardo Michelini. È stato nominato nuovo presidente del Consiglio Comunale e Daniela Bizzarri del Partito Democratico sua vice. È una notizia, per dirla come vuoi brevemente, molto importante perché dopo mesi ormai che si parla degli equilibri di giunta appunto dell'amministrazione Michelini, dopo la quasi elezione di Ciorba nell'ultima sessione per due voti non era stato eletto, finalmente si è arrivati ad una ricomposizione, di una quasi crisi che comunque per circa tre volte ha rischiato di far saltare la maggioranza Michelini. Quindi questa è la notizia. Sì, e penso che appunto ci sarà una maggiore stabilità, pensi, a livello, ecco, di amministrazione comunale per il sindaco Michelini, possiamo Ma prevedere. sì, questa è la prima bella notizia dopo tutta una serie di piccoli problemi. L'ultima è la bocciatura della candidatura di Viterbo a capitale italiana della cultura, era una delle aspirazioni e uno dei maggiori risultati cui la maggioranza Michelini puntava dopo l'Expo di Milano con la macchina di Santa Rosa. Quindi è una notizia importante perché Ciorba comunque ha già una certa esperienza sia politica che amministrativa, è un personaggio giovane, insomma è un trentenne, quindi sicuramente può portare quel piccolo vento di novità e secondo me quando c'è una nomina diciamo di trentenni, quindi di persone giovani per questo tipo di attività, è sempre una buona notizia. Sì, ecco, io completerei il tutto con una notizia che riguarda la provincia di Viterbo, il presidente Mazzola che ha ultimato proprio a fine giugno, diciamo, la struttura sia consiliare con le commissioni consigliari e sia ecco, di amministrazione appunto della provincia di Viterbo, quindi anche la provincia, la nuova provincia presieduta appunto dal sindaco di Tarquinia Mazzola sta prendendo il via. Ecco, una domanda che volevo farti a conferma è una notizia che è arrivata dopo i vari interventi appunto a livello sia di parlamentari come Mazzoli del PD e di altri anche del Nuovo Centrodestra, sia in Consiglio regionale che in Parlamento, appunto l'avvio dei lavori dello stralcio appunto per l'avanzamento della superstrada Orte Viterbo Civitavecchia. Ecco, se non vado errato, questa è una notizia che ormai è acquisibile, quindi si aprirà a breve il cantiere per questi, credo, altri 7 km di lavori. Sì, è una notizia, hai detto praticamente tutto tu, c'è da aggiungere che a parte l'importanza di questa notizia, io chiaramente non parlerò di cronaca nera, però sappiamo il gravissimo fatto successo sull'Aurelia di quel 29enne viterbese, anzi di Vetralla, chiedo scusa, che purtroppo è morto in un gravissimo incidente. È la volta buona che si sblocchino delle opere ormai urgentissime per, io direi innanzitutto per la sicurezza stradale di tutti i cittadini, tutti i conducenti di mezzi che possono circolare, e poi per la storica carenza di infrastrutture viarie della provincia di Viterbo. Questa è una notizia certa, che l'unica incognita saranno i tempi di realizzazione. Se si riuscirà a fare presto, poi si guarderà finalmente
all'ultimo tratto, che sappiamo tutti che è il più complesso da Monte Romano a Civitavecchia per la morfologia e la presenza di siti storico-artistici, però senz'altro è una notizia molto importante perché si muove dopo tanto tempo di nuovo qualcosa. Ecco, un'ultima domanda molto breve. L'estate viterbese, stiamo uscendo ormai dalla intensa settimana di caffeina, ci sono stati, diciamo, molti ospiti e anche qui si parla un pochino di una rivisitazione dell'iniziativa e speriamo, noi allo stato attuale non abbiamo notizie precise, che si possa svolgere una stagione importante come quella teatrale di Ferento, per il quale ancora non è detto appunto che le cose possano evolvere verso una concretezza. Ecco, ciò che ti risulta dalle ultime notizie apparse? Allora, cominciamo subito con Ferento, è molto a rischio, è quasi decaduta la stagione di Ferento, sappiamo tutti il motivo. Ci sono cronici problemi di finanziamento, adesso nel dettaglio io non conosco le cifre, però già negli anni scorsi insomma, il presidente Meloi era riuscito, e questo gli va dato un plauso, anche se adesso non è più il presidente, a salvare con l'assessore Fraticelli, se non sbaglio, la stagione di Ferento. Quest'anno sembra che non ci si faccia, ma sappiamo dei tagli enormi, si parla del 70% in generale alla provincia, sappiamo tra l'altro che la situazione della provincia è drammatica, o se non drammatica quasi, anche per la gestione del personale, quindi ovviamente prima si pensa ad altre cose, quindi noi attendiamo le prossime settimane per vedere soprattutto come evolverà il discorso della provincia in generale. Per quanto riguarda la stagione estiva, non si può non parlare di caffeina, per essere brevissimi, sempre perfetta l'organizzazione, anche se c'era stata una piccola, insomma, una lamentela da parte degli organizzatori, Andrea Baffo e il direttore artistico Filippo Rossi, che lo ricordiamo è l'ex presidente del Consiglio Comunale di Viterbo, per rimanere in tema, per i finanziamenti che a loro dire 250.000 euro non bastano per avere la gran parte degli eventi che ci sono a caffeina. Personalmente avrei qualcosa da dire, però ovviamente non è questa la sede. C'è la necessità sicuramente di promozionare, se così si può dire, la manifestazione insieme ad altre manifestazioni, perché ricordiamo Viterbo non è solamente caffeina cultura, che è una sicuramente delle più importanti, ma abbiamo anche Tuscia Opera Festival, il Tuscia Film Fest, che fanno appunto l'estate viterbese, e tutta una serie di eventi in tutta la provincia, compresa Orte, che fanno fregio appunto di una provincia che ha grandissime risorse storico-artistico-culturali ed ambientali. Se posso chiudere, direi che bisognerebbe fare maggiore sinergia tra tutti i cartelloni degli eventi, non è sempre una questione esclusivamente di risorse, ma è pure come si efficientizzano al massimo le risorse che si hanno, quindi è un dibattito aperto che magari in un'altra situazione possiamo vedere con te, Stefano. Possiamo sicuramente approfondire. Grazie Gaetano, come sempre, della tua puntualità, della tua precisione, e ecco, noi ci auguriamo le buone vacanze, le auguriamo un po' a tutti. Io non faccio altro che sottolineare veramente il grande sforzo che viene fatto dalle strutture di ricettività, agriturismi, abbiamo passeggiate a cavallo sulla Valle del Tevere, lo ricordiamo anche qui da noi ad Orte, a Lucignano, i Cugini di Campagna, che svolgono appunto un'ottima iniziativa proprio riguardo appunto alle passeggiate a cavallo. Abbiamo tanti concerti e rievocazioni storiche in giro per la provincia, e quindi per questo noi, ecco, facciamo l'appello affinché questa appunto provincia sia valorizzata sia a livello nazionale e internazionale, ma anche dai nostri abitanti. Grazie ancora. Se mi permetti una battuta, prego, finale, io faccio un appello, che di solito lo facevo anche gli altri anni, per le cosiddette criticità di questo periodo, del fortissimo caldo di queste ore. Primo, non abbandoniamo gli animali, perché sono esseri come noi. Secondo, stiamo vicini agli anziani che hanno bisogno della nostra presenza. Se c'è qualche anziano che è da solo, magari in un pianerottolo vicino alla nostra abitazione, vediamo se ha bisogno di qualcosa. Quindi questi mezzi sono utili anche per
stare vicino a chi soffre, soprattutto chi non si può godere l'estate come possiamo fare noi. Perfettamente, perfettamente concordo con Gaetano, quindi vicinanza alle persone anziane, alle persone sole, ecco, per poi così attraversare anche questo periodo di gran caldo. Grazie ancora, grazie Gaetano, grazie alla redazione che sempre assiste alla regia questi nostri programmi. Buona serata e buona estate a tutti.